Buongiorno ragazzi, buongiorno anche agli insegnanti. Io sono Don Michele, sono un salesiano e vivo e lavoro nella comunità di San Donà di Piave, dove i salesiani hanno un oratorio, un centro di formazione professionale. Ecco, sono un ex allievo della Story, dove ho frequentato il liceo scientifico e dove ho potuto conoscere tanti salesiani, tanti insegnanti che si sono presi cura di me e mi hanno accompagnato in un momento così importante della mia vita. Ecco, spero che fra qualche anno, come è stato anche per me, anche voi possiate trovare nel vostro cuore tutta la riconoscenza, tutta la gratitudine, tutto l'affetto per quegli educatori che si sono messi al vostro fianco e hanno fatto un pezzo di strada assieme a voi nella vita. Ecco, per iniziare questa giornata volevo leggere assieme a voi una frase del Vangelo di Giovanni. Una frase presa in un momento in cui Gesù ricorda ai suoi discepoli che la vita non è tutta rosa e fiori, ma che ogni tanto si può trovare qualche ostacolo. E poi Gesù dice così: ma mi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Ecco, la gioia è ciò che cerchiamo. Ognuno di noi nel proprio cuore cerca la felicità vera ed è forse proprio quello che ci spinge ogni giorno ad alzarci dal letto e a iniziare a fare le cose che dobbiamo fare ogni giorno, a dare il meglio di noi nelle cose che dobbiamo fare ogni giorno. Ecco, Gesù ci ricorda che troveremo sempre magari qualche ostacolo, grande o piccolo, qualche difficoltà, ma che siamo chiamati ad andare avanti, perché queste non escludono la possibilità di raggiungere la nostra meta. Anzi, forse in alcune occasioni è proprio necessario passare attraverso le sfide per poter raggiungere i nostri sogni, i nostri desideri più grandi. A questo proposito, volevo leggervi alcune righe di questo libro su Paolo Borsellino, questo magistrato ucciso dalla mafia nel 1992, nel quale sua moglie racconta alcuni fatti della loro vita. Ad un certo punto scrive così: una volta mi accorsi che Paolo dava soldi ad alcune persone bisognose che evidentemente aveva conosciuto nel corso della sua attività professionale, anche cifre elevate. Gli chiesi, un po' seccata: ma che fai? E lui mi rispose senza troppi giri di parole, quasi sussurrando: l'importante è che alla mia famiglia non manchi l'indispensabile. Ma lui non era un superuomo dai poteri speciali. Ogni mattina lo vedevo andare nella chiesa di fronte a casa nostra. Si faceva la comunione e pregava perché Dio lo illuminasse in tutte le situazioni difficili che affrontava. Però Paolo non era un bigotto. Diceva: per essere un buon cristiano non basta andare in chiesa. Bisogna testimoniare ogni giorno la propria fede in Dio. Ecco la religione di mio marito. Ecco, Gesù ci dice quest'oggi che la vera gioia sta proprio nell'affidarsi a Lui e nel fare bene, del bene agli altri, nell'accorgersi degli altri nelle piccole cose di tutti i giorni. Vi auguro di trovare questa gioia, la gioia vera della vita, a partire proprio dal prendervi cura delle persone che vi stanno vicino, nella vostra famiglia, i vostri amici, le persone a cui tenete di più. Questa è la gioia che nessuno potrà togliervi e che solo Gesù può donarci. E buona giornata!